Rivoglio il mio onore! Rivoglio il mio onore! Commissario Capoccione, venga subito! Stanno succedendo cose molto misteriose! Mi dispiace tanto, giudice, ma sono in vacanze con la mia nipotina. La situazione è grave, commissario. Venga subito e porti anche la sua nipotina. Che bello, evviva, evviva! Naila, mi raccomando, il giudice ama la quiete e la tranquillità. Non preoccuparti, nonno, vedrai, farò la brava bambina. Benvenuti al castello. Vi prego, state comodi. Il giudice vi riceverà subito. Mio caro commissario. Eccoci qui, giudice Norton. Ma presto, dici, che cosa sta succedendo? Una tragedia. Questa storia ha inizio tanto tempo fa. Ero allora imbarcato come giudice sulla nave ammiraglia di Sua Maestà, la regina del grande impero. Un giorno venne portato al mio cospetto un giovane marinaio, un ufficiale, accusato di un infame reato, tradimento. Lo sventurato urlava: «Sono innocente, sono innocente!» Ma i testimoni e le prove erano contro di lui. Questa corte ti condanna a 10 anni di carcere e dalla retrocessione a semplice mozzo. Cinque giorni fa, però, è tornato e reclama purtroppo la sua vendetta. Nonno, ti prego, devi fare qualcosa. Venite con me, ho un piano. Quella notte la natura si scatenò impietosa. Onde su onde gigantesche si accavallavano minacciose, quasi volessero inghiottire il castello. A
Alto là! Vengo anch'io! Corri, nonno! Corri più forte, sennò ci scappa! Maledizione! Non ho più 20 anni! Dov'è? Cosa? Ah, ma dove è andato a finire? È scomparso! È una magia! Ma che magia è magia d'Egitto? Controllate bene! Deve essere nascosto qui, nei dintorni. Corri, nonno! Qui c'è una botola! Guardate, il marinaio John è impigliato fra i rovi! Sei una bambina. Ci veda lei, per favore. Agli ordini! È una maschera! Una maschera? Ma che diavolo di imbrogli è questo? Leggi la dedica, per favore. A Sabina, amata figlia. Figlia del marinaio John. Andiamo subito dal giudice. Che cos'è? Uno scherzo? No, giudice, non è uno scherzo. Quella è la maschera del marinaio John e qualcuno la indossa per spaventarla. Ma chi è questo delinquente? E cosa vuole da me? Signor giudice, è una donna! Sì, una donna che abita proprio in questo castello. Che prove avete? Questo ciondolo era impigliato nella maschera ed appartiene a Sabina, la figlia del marinaio John. Presto, presto! Venga qui tutto il personale del castello! Eugenia, la cuoca. Oscar, il maggiordomo. Giorgia, la cameriera. E Nerville, l'infermiere. Attenzione! Di chi è questo ciondolo? Commissario, dia retta a me. Queste sono persone per bene e poi queste due donne, sono certo, non farebbero male ad una mosca. Ragazzi, siamo in un vicolo cieco. Il giudice ha ragione. Non è possibile che una di queste due donne sia la figlia del marinaio John. Sono innocenti, ma il problema rimane. Chi è la figlia del marinaio John? E soprattutto, dove si nasconde? Ma, per fortuna, a sbloccare la situazione ci pensa Mayla, che si alza e si avvia decisa verso il nonno. Sulle prime il commissario sembra perplesso, poi, rotto ogni indugio, parte all'attacco. Giudice! Conservi lei il ciondolo in cassaforte e non si preoccupi. Domani all'alba verrà al castello un mio esperto che ci dirà chi l'ho acquistato e dove. Ben detto, caro amico. Così conosceremo finalmente chi è il lestofante. La notte è calma e tranquilla. Il giudice stanco prende subito sonno. Ma appena scocca la mezzanotte, un'ombra furtiva entra nella stanza. Si assicura che il giudice stia dormendo. Poi si volta a controllare la stanza ed infine si dirige verso la cassaforte. È un ladro! Fermo là! Cosa ci fai tu qui? Non lo so, non lo so! Sono un sonnambulo! Bucciardo, bucciardo! Cosa cercavi? Niente, niente! Ecco cosa cercava nella cassaforte! Traditore!
Ma quale sonnambulo? Tu sei la figlia del capitano John. Non è vero! Non mentire, questo ciondolo è tuo. Non è vero! Su via, signorina, si tolga quella parrucca. E va bene, me la tolgo. Perché l'hai fatto? Perché l'ho fatto? Perché l'ho fatto? Tu hai condannato con disonore mio padre innocente. Io non sapevo, non potevo sapere. Non sapevi, non sapevi, non potevi sapere, non potevi sapere. Allora, se non sapevi, non dovevi condannare. Voglio mio padre, voglio mio padre. Signore e signori, il marinaio John! Sì, figlia mia, sono tuo padre, il marinaio John. Papà! Prendete quei gaglioffi! Alto là! Mio Dio, vi credevamo morto! No, commissario, non sono morto. Quel giorno, quel terribile giorno in cui innocente venni condannato con disonore, il mondo mi crollò addosso. Venne rinchiuso in una cella fredda e buia, ma riuscii a fuggire e con l'aiuto di amici partii per la lontana Cina. Ai piedi della grande muraglia però feci fortuna ed ora son tornato per riabbracciare la mia adorata figlia. Tu sei tornato, ma devi ancora scontare la tua pena. Giudice, ma cosa sta dicendo? Commissario, la legge è la legge. Giudice, la legge è la legge. Ma adesso a quest'uomo dobbiamo soprattutto giustizia. La ringrazio, commissario, ma è tutto a posto. Proprio oggi la Suprema Corte mi ha dato ragione. Ora sono un uomo libero e innocente. Anche questa volta, miei cari amici, l'amore e la giustizia hanno trionfato su tutto e tutti.